popoli del mondo. Noi non diciamo questo, noi crediamo che la forza della ragione è la vera forza rivoluzionaria. E allora, per esempio, scendere, perché no, a patti che tutto sommato il pane per tutti significava la festa per tutti. E quindi ritornare alle idee di Francesco d'Assisi, che la carta della nostra vita non si gioca per quello che abbiamo, ma per quello che siamo. E quindi vi faccio tanti auguri di buon lavoro. Stasera pregherò con voi e queste saranno le intenzioni principali, affinché quella scuola, così come l'avevamo iniziata all'Aquila e alcuni di voi che erano presenti nella Basilica di Collemaggio, è una scuola che voleva dire fare degli apostoli, fare dei seguaci di una dottrina, degli innamorati di un ideale, perché oggi l'amore fraterno non so, quello dei leccapiedi oppure non so, forse l'amore fraterno va riproposto a fronte alta con tanta intelligenza e con tanta potenza interiore. Io sono sicuro che per intercessione della Madonna lo Spirito Santo sarà la forza di tutti coloro che vorranno dare una mano alla umanità sofferente, e voi siete in prima linea. Grazie. Sì, no. No, le vostre angolature per via, altrimenti Francesco, tu dici tuo padre sarebbe stato, tuo padre è felice, che tuo padre è con noi anche in questa cosa. Quindi qualunque essere seguace del nostro ritmo vuol dire applicare una rettitudine di vita e una condotta che ci deve ispirare in ogni manifestazione, dalla più piccola alla più grande. Se riusciamo poi a portare avanti l'ideale della proprietà popolare della moneta, è ancora più di quello che lui ci ha chiesto. Però l'importante è che noi ce lo ricordiamo e applichiamo i suoi principi. Voi in famiglia l'avete avuto, avete avuto la fortuna. Noi siamo stati più fortunati di voi, perché voi ce l'avevate quasi sempre. Noi l'abbiamo incontrato, l'abbiamo conosciuto, abbiamo vissuto delle esperienze particolari. Ed è bellissimo che nasce questa esperienza, anche il fatto di romanzare la proprietà popolare della moneta. È bellissimo, è un'idea fantastica, perché introduce anche persone che non già mai avrebbero avuto la possibilità di conoscere un argomento e creare interesse, divulgare, perché la divulgazione dell'idea pian piano, e vediamo il discorso profetico del professore. Quello che lui diceva 30 anni fa sta uscendo tutto oggi, non c'è nulla che non è accaduto che lui non avesse previsto. Questa è una cosa importante che ci deve cercare anche di... Noi siamo più fortunati perché abbiamo già la chiave di lettura per interpretare i fatti. Bellissimo quello che dice padre Quirino, l'amore fraterno, il rispetto, l'amicizia, qualcosa che non esiste. Adesso esiste l'ideale della moneta di sale. Noi non vogliamo la moneta di santa, noi vogliamo l'ideale dell'amicizia, dell'affetto, del rispetto e dei principi etici, che poi coincidono anche con il pensiero cristiano e cattolico che ci deve guidare. Non diciamo altro se non mettiamoci a pregare un attimino. Grazie. Grazie Don Agostino, pace e bene a tutti. Sono padre Quirino, sono passato tante volte qui, io sono nativo di Taranta Peligna, ma non mi ero accorto né della chiesa e né che questo fosse una bella contrada, così come bella popolata, e dovevo venire, sì, con il professor Giacinto Auriti, sempre rimandando, e non mi era mai venuto in tempo. Adesso si serviva il terremoto all'Aquila, io ero all'Aquila, sono ancora lì, e per trovare questo momento di essere qui con voi. Volentieri, perché ritengo doveroso
per un gesto di profonda amicizia che mi legava e mi lega ancora al professor Aulidi, e soprattutto per la devozione alla Madonna, che per me era una sorpresa sapere che un professore di grande fama potesse essere davanti a Maria tanto umile, ma non soltanto per quello che lui ha fatto qui, e ne sono veramente meravigliato, ma quando veniva a trovarmi all'Aquila lo vedevo con il cappello sotto il braccio davanti alla Madonna, e diceva che prima di parlare con me parlavamo anche del problema della moneta. Ecco, vedo che c'è un bellissimo libro in giro, che oggi era la presentazione, La moneta di Satana. Prima di parlare di questa grande truffa che fa schiava l'umanità, la grande sofferenza dell'umanità è per il pane negato però. E il sistema monetario è un modo satanico di creare miseria e disperazione. Di queste cose ne parlavamo quando con il professor Aulidi, prima di iniziare i nostri colloqui, lui mi diceva: devo prima pregare un po' la Madonna per avere io l'ispirazione affinché mi conceda la parola giusta e affinché l'intercessione della Madonna ammorbidisca i cuori induriti di tutta questa delinquenza satanica nel mondo, i padroni del mondo, diceva lui. E quando poi sapeva che io mi sono occupato nella vita, sono sempre stato con i più poveri e con gli ultimi, dai malati di mente ai portatori di handicap, casa di riposo, cioè ho svolto il mio servizio sacerdotale cercando di dare una mano ai meno fortunati. E allora lui diceva: sì, tu mi devi dare una mano perché i miei pensieri non so se sono conformi al pensiero del Cristo, che era venuto per i poveri, era venuto per i malati e non per quelli che stanno bene. E allora diceva: non so se il mio pensiero va in questa direzione. E ricordo uno dei primi incontri, ed erano incontri sì di dialogo, erano l'incontro con la spiritualità di San Francesco, il quale, pur non essendo uno scienziato, un tecnico monetario, un giurista, aveva nella sua intuizione, nella sua santità, la premura della gente più povera, e lui volle identificarsi in tutti i poveri del mondo, nel senso: voglio farmi povero per insegnarvi che la povertà era la virtù della mamma nostra poverella, era la virtù, la caratteristica del figlio di Dio che si è fatto povero tra i poveri, ha voluto nascere in una stalla, per dire che la nostra autorità, che il nostro valore non ci è dato dai soldi, ma dalla virtù, dall'intelligenza, dall'amore per il prossimo. Quello è l'onore di ogni persona. E il Signore Gesù ha voluto identificarsi con i più poveri. E la mamma sua, poverella, che dice che Dio ha guardato l'umiltà della sua serva, la serva. Maria che si dice: io sono la serva del Signore. Sapete che cos'è la serva? Non so se ce l'avete pure voi, del badante, no? La serva
quella che hanno i signori, le signore, la serva. Dice Maria che Dio ha guardato l'umiltà della sua serva. E allora tutte le prepotenze del mondo che profanano la povertà degli umili, il non riconoscere il diritto al pane, ladri e briganti, dirà il Signore. Ebbene, questa virtù, quando gli dissi San Francesco ai suoi seguaci, aveva proibito finanche di toccarla la moneta, perché era lo sterco del diavolo. E allora Auriti dice, allora quello che penso io è secondo anche il pensiero di San Francesco. Dice, sì, è così. E poi all'Aquila abbiamo il corpo del grande santo, San Bernardino da Siena. Era colui che assieme a un paio di confratelli 500 anni fa andava predicando per le piazze d'Italia e non solo, perché poi fece anche Francia e Germania di allora, predicando contro l'usura, contro l'usura. Se poi avremo qualche minuto anche durante la festa vi racconterò un fatto, ma non posso dirvelo adesso, ma bellissimo, di San Bernardino, come trattava coloro, i padroni delle città, i ricchi, senza coscienza, gli diceva, senza cervello e senza cuore, siete pieni di malizia, gli usurai. La povera gente che chiedeva un sacchetto di grano, ne dovevano restituire tre, ma se non ce n'avevano per uno, potevano restituirne tre? Dicevano di sì, pur di trovare un po' di pane per la famiglia. L'anno dopo, quando non poteva restituire, doveva lavorare gratis e si vendevano come schiavi di questi padroni, con la moglie e i figli, lavorare senza essere pagati. E immaginate questo frate che comincia a uscire per le piazze predicando la vergogna. E allora che cosa fece? Siccome il prezzo della moneta, anche allora cominciavano i sistemi monetari ingiusti, il trucco della moneta sembra quello delle tre carte, in cui vi si prendono il lavoro e vi danno un pezzo di carta che non vale niente. Dice, ma io poi con questo pezzo di carta, ma se tutti quanti andassimo con quel pezzo di carta a chiedere il pane non ci sta per tutti, perché quel pezzo di pane, no, quel pezzo di carta non corrisponde al pane. E questo trucco ognuno pensa, beh, basta che ce l'ho io. Sì, ce l'hai tu, ma ogni 20 persone 19 non ce l'ha. E la fame nel mondo è questione di sti biglietti di carta, non è questione di lavoro, di produzione, non è questione che non c'è il grano al mondo, perché si spreca, ma c'è l'usura, c'è la cattiveria, c'è questo dominio, c'è questo potere satanico per creare miseria, e tutti in ginocchio davanti ai ricchi. Pensate che una persona deve inginocchiarsi davanti a un altro per chiedere il lavoro. E queste erano le cose che facevano inferocire Don Giacinto. Perché? Un diritto lo devo chiedere. Se è un diritto, perché lo devo chiedere? Chi me lo ruba il pane? Si diceva. E così cominciamo anche questo studio sempre più approfondito, però ci si accorge che le grandi potenze mondiali, e non pensate che stia parlando adesso, ragazzi, soltanto per i ragazzi dell'India o dell'Africa, sto parlando pure per voi, e vedrete che cosa vi aspetta.
se non rimettiamo un po' il criterio della giustizia attraverso la giustizia monetaria, cercate di...